Sto, sto Lil. Vai giù, dai, guardaci bene. Dai, dai. Sto bene, giù, dai, prova. Prova lì. Sto Lil, dov'è? Dai. Sarà qui, guarda. Aspetta, Piano, piano, sto, sto, fermo. Dove? Piano, Piano che è in cima. Da queste parti qui di solito. Va buona, ferma. Porca boia, c'è un profumo. Vuoi sentire? Durante la fiera c'è una grossa affluenza di persone che viene in paese, che viene in Aqualagna, e in quel periodo riusciamo a vendere bene anche l'appezzatura di più piccola, perché chiaramente c'è più gente che te la richiede, che magari vuole spendere semplicemente i 20 euro piuttosto che i 200. Questo tartufo, che è stato mangiato dalla lumaca, normalmente nelle manifestazioni, nelle fiere, viene venduto comunque a un prezzo equo, che è equo sia per il commerciante ma anche per la parte della sua filiera, che è quella del cavatore, perché riesci ad avere un contatto comunque fisico con il cliente finale, lo fai annusare, fai capire che è un prodotto comunque di grande qualità. Ma lei non può parlare male. Non andate a mangiare alla braceria, proprietario e signore. Purtroppo la chiusura, la limitazione alle ore 18 dimezza il potenziale. Questo fa crescere l'affluenza nelle ore di pranzo, però chiaramente penalizza i nostri ristoratori a livello economico, perché bloccarsi alle ore 18, a mio parere, è sbagliato, perché se pranzare sicuro lo è anche cenare, no? Quindi si poteva sicuramente arrivare anche fino alle ore 22, come le ore del coprifuoco, diciamo, e si dava spazio anche alla ristorazione serale. Noi ristoratori abbiamo deciso di reagire comunque e creare dei menù promozionali a 55 euro proprio in onore della 55esima fiera nazionale durante la settimana. E quindi il mercoledì e il giovedì i clienti possono venire a mangiare un menù a 55 euro al tartufo bianco per non creare assembramenti il fine settimana. Dorato su crema di parmigiano e nido di pasta cataifieta.
poi gli metti un po' di salsa. Robby, mi passi per terra sulla pasta, per favore? No, può andare il tavolo 15 e il tavolo 12.